Salve a tutti, bentornati su Access Facile. Uno degli obiettivi che dobbiamo porci quando noi andiamo a progettare un database è quello di non appesantirlo. Appesantire un database vuol dire rallentarlo sicuramente e nel peggiore dei casi si rischia anche di corromperlo, cosa che sicuramente non vogliamo. Cosa appesantisce un database? Sicuramente archiviare gli allegati, sia che siano PDF, Word, sul database stesso e soprattutto archiviare le immagini sul database. Quindi la soluzione migliore è sicuramente quello di andare a salvare immagini piuttosto che file su cartelle esterne. In un video precedente, in un tutorial precedente, abbiamo già visto come salvare, come aprire file direttamente dal computer, da una cartella condivisa, attraverso tutto un procedimento. Vi lascerò il link in descrizione se non l'avete visto. In questo tutorial invece andremo a vedere come archiviare su una cartella esterna database le immagini e farle ovviamente apparire dove ci interessa. In particolar modo vedremo sulla maschera dei nostri prodotti, sulla maschera analitica dei prodotti, come far comparire, come associare l'immagine collegata. Questa, per esempio, la carta A4, vediamo c'è la carta A3, ho fatto giusto i primi, come il raccoglitore e quant'altro. E ripeto, queste immagini non sono archiviate sul database, ma su una cartella esterna, e questo farà in modo che il nostro database non risulterà appesantito. Infine, vedremo come fare in modo che se un prodotto ha più immagini, possiamo mostrarle tutte insieme, se ne ha 4, se ne ha 3, se ne ha 2, eccetera, attraverso la creazione di una sottomaschera. Bene, cominciamo subito. Allora, innanzitutto andiamo a vedere la nostra maschera principale da dove prende i dati, quindi su quale tabella si basa. Andiamo su dati, vedete, su prodotti T. Su prodotti T noi dobbiamo aggiungere il campo per le foto, quindi chiudiamo la maschera, andiamo su magazzino nella nostra tabella, andiamo in visualizzazione struttura e inseriamo un nuovo campo foto. Prodotto, semplice campo di testo, ci servirà per scriverci il percorso della nostra foto. Allora, riprendiamo la nostra maschera dei prodotti, andiamo in visualizzazione struttura. Innanzitutto gli andiamo a fare un po' di spazio per la foto. Ok, allora io ho già salvato delle foto sul mio computer. Vedete, in un folder, in un file, in una cartella, immagini. Chiaramente, se voi condividete questo database su una cartella di rete con altra gente, questa, cartella deve essere nello stesso, database, nella stessa cartella, condivisa. Quindi, allora, cosa andiamo a fare? Innanzitutto andiamo ad aggiungere l'ultimo campo che abbiamo inserito, quindi foto prodotto. È un campo di testo, ok? Qui noi andremo ad inserire il percorso per arrivare alla nostra cartella. Lo faremo fra un attimo. Inseriamo invece adesso lo spazio per inserire la vera e propria foto. Se noi andiamo sui nostri controlli, vedete, qui sembra che abbiamo diverse possibilità. Non andiamo ad utilizzare inserisci immagine, ci serve questo pulsante, questo controllo qui, immagine. Lo copiamo, ok, gli disegniamo il nostro quadrato. Annulleremo come al solito la creazione guidata perché altrimenti qui ci sarà sempre solo un'immagine per tutte le nostre schede. Invece noi vogliamo che ogni prodotto corrisponda alla sua immagine, quindi annulliamo. Cosa andiamo a fare altro? L'origine dei dati di questa foto deve essere
questo campo, il campo fotoprodotto. Quindi vedete qui origine controllo, andremo a collegarlo a fotoprodotto. Questo cosa vuol dire? Che qui ci mostrerà qualsiasi foto è indicata in questo campo. Ora, abbiamo già visto, vi invito ad andarlo a vedere, il tutorial per aprire un file da PC, vi lascio il link in descrizione. E adesso lo faremo i pulsanti velocemente, se volete vedere come vengono fatti pian piano con tutti i passaggi, andatevi a vedere quel tutorial. Quindi inseriamo i nostri due pulsanti, anzi uno, un pulsante, annulliamo la creazione di guidata. Qui questa ci servirà per caricare la nostra foto. Lo chiamiamo carica foto, chiamatelo come al solito, come volete. Finestra delle proprietà, evento, anzi scusate, vuol dire altro, chiamiamo carica foto, il puntatore al passaggio, la mano. Ok, come codifichiamo questo pulsante? Ripeto, è spiegato nel tutorial per aprire un file da PC, lo avevo fatto, eccolo qui, sugli ordini M, sulla maschera degli ordini. Andando a cliccare su sfoglia, avevo la possibilità di andarmi a trovare il mio file. Quindi cosa vado a fare? No, non mi interessa questo. Ok, scusate. Allora, visualizziamo la struttura. Mi andrò semplicemente a copiare il codice così com'è. Clicco su sfoglia, finestra, evento, su click. Vedete, devo andarmi a copiare la funzione pubblica. In realtà, se viene utilizzata su più maschere, sarebbe il caso di fare un modulo, ma rimaniamo semplicemente sulla funzione pubblica. Quindi Ctrl-C, me la copio da qui letteralmente. E ripeto, vi invito ad andarvi a vedere il tutorial dove invece è visto nel dettaglio. Quindi sul click del carica, generatore di codice, vi vado a inserire esattamente lo stesso identico codice. Cancelliamo un attimo qui, ecco. Ho declinato la funzione pubblica. Chiudiamo. Adesso invece gli vado a dire che su click mi deve andare a trovare il percorso. Quindi su click gli dico che foto prodotto. Ok, qui foto prodotto deve essere uguale a che cosa? La funzione pubblica. Quindi sì, lo so, non ho finito di scrivere. Ok, mettiamoli un attimo l'apice davanti. Se gli mettete l'apice davanti non è un codice per access, per cui non lo considera. Quindi selezione file, copio. Ok, adesso gli tolgo l'apice per cui diventa un codice. Ok, questo è tutto. Quindi chiudiamo, salviamo la nostra maschera. Sì, andiamo a visualizzarla. Ok, andiamo a caricare la nostra foto. Vedete, mi apre la possibilità del percorso. Adesso andiamo a ritrovare dove l'avevo messa qui, immagini. Allora, questo è A4, gli clicco A4. Ok, andiamo avanti. Vedete, non me la fa vedere in quest'altra maschera. Questa è una 3, carica foto A3. Ok, andiamo avanti, andiamo, raccoglitore quattro anelli, andiamo qui, carica foto, no, già caricata, fine. Se non caricate nulla vi esce quel messaggio, basta cliccare fine. Andiamo nell'ultimo, è una scatola, ok. Adesso cosa conviene fare? Questo è veramente brutto, per cui prendiamo questo, visualizziamo, andiamo in struttura, chiudiamo questi ordini che non ci servono più, andiamo in struttura, questo campo noi lo rendiamo invisibile. Come facciamo? Lo evidenziamo, vedete, visibile? No. Ok, portiamo quindi,
Allora, questo lo portiamo più giù, questo lo portiamo su, magari possiamo anche invece di carica foto scrivere solo foto, giusto per... Potete anche metterci un simbolo se non volete vedere, non sapete, pulsanti potete fare come volete. Io ho l'abitudine di riempire di rosso i pulsanti non visibili, così so che non è visibile in visualizzazione maschera. Adesso andiamo a vedere i nostri. Ecco qui, vedete? Abbiamo A4, abbiamo la foto, andiamo avanti, abbiamo A3, abbiamo tutto il raccoglitore ad anelli e andiamo alla nostra scatola. Nella scatola piccola non abbiamo inserito nessuna foto, non compare niente. Forse, infatti, in questo caso, forse è caso di magari strutturare un attimino meglio, così da non avere questo pulsante in mezzo. Ok, salviamo, visualizziamo. Perfetto. Voglio vedere la stessa immagine anche qui. Allora, come faccio? Non devo rifare tutto l'ambaradan di prima, nel senso andare a copiare il percorso, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere su cosa è basata questa maschera. Finestra delle proprietà su prodotti filtrati Q. Andiamo ad aprire la nostra query. Ovviamente non c'è il campo fotoprodotto, per cui andiamo ad inserirlo. Eccolo qui, fotoprodotto. Chiudiamo, salviamo. Dopodiché andiamo nella nostra struttura modulo, nei controlli e andiamoci a riprendere il controllo immagine, lo inseriamo qui, magari un po' più grande. Mi dirà sempre quale immagine vuoi, non mi interessa perché ce l'ho già e non voglio salvarla sul database. Quindi cosa vado a fare? Vado a collegare questa immagine a quale campo? Vedete, dati, origine, controllo, fotoprodotto. Ho già associato la foto del prodotto, il percorso a questo codice prodotto, eccetera, per cui non ho bisogno di rifare tutto lo stesso ambaradan. Visualizziamo la maschera, vedete, abbiamo tutti i nostri prodotti già, le nostre foto già inserite. Ora, ovviamente, la grafica è quella che è, ma è giusto per farvi capire il procedimento. Per la grafica, ognuno pensi a se stesso come meglio. Ah, gli piace. Bene, andiamo avanti. Andiamo a vedere adesso un'altra situazione, nel senso, nella nostra maschera dei prodotti non vogliamo solo vedere una foto, ma ne vogliamo vedere due o tre. Mettete per esempio, faccio un esempio stupido così, un negozio di abbigliamento vende una maglietta, vuol far vedere davanti, dietro, di lato, eccetera. Ora, come andiamo a fare? Potremmo la soluzione un po' raffazzonata, inserire, chiudiamo questa, nella nostra tabella dei prodotti, fotoprodotto 1, fotoprodotto 2, fotoprodotto 3, eccetera, ma non ha molto senso ovviamente, e perché appunto sarebbe una soluzione molto raffazzonata. Invece noi cosa andiamo a fare? Innanzitutto andiamo a crearci una tabella delle foto, quindi ID foto prodotto. Non usate mai la parola foto in inglese, non image in inglese, perché è una parola, sono parole riservate per cui vi andrebbero a creare grossi problemi. Quindi usate tipo foto prodotto. Questo è una numerazione automatica. Inseriremo l'ID del prodotto perché appunto devono essere collegate le due tabelle e questo è un tipo dati numerico e poi il fotoprodotto sarebbe il percorso. Ok, salviamo foto prodotto T, ok, diamo la chiave primaria ID fotoprodotto. Ok, adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a crearci una maschera continua, diciamo struttura maschera basata appunto sulla tabella
delle foto, quindi salviamo con il nome foto M. Ok, andiamo a collegare la nostra maschera dati, la maschera all'origine del record sono la tabella foto prodotto. Nel formato andiamo a cambiare da maschera, ah no, non mi sono messo maschera continua, quindi aggiungiamo i campi esistenti. In realtà ci serve solo l'ID fotoprodotto e il fotoprodotto. No, in realtà nemmeno l'ID fotoprodotto ci serve, non ci serve l'etichetta, ci serve semplicemente il campo dove noi andremo ad inserire il percorso della nostra foto, come abbiamo fatto prima, fondamentalmente lo inseriamo qui. Dopodiché torniamo nei nostri controlli, il controllo dell'immagine lo inseriamo qua, annulliamo la richiesta, andiamo sulla finestra proprietà, dati, origine, controllo e la foto prodotto. Ok, andiamo adesso a togliere tutto lo spazio in più. Ok, salviamo, visualizziamo la maschera. Adesso non abbiamo ancora nulla. Andiamo in altro e diamogli il pop-up alla maschera. A me piace così, ma ovviamente è sempre de gustibus. Allora, salviamo. Al momento non abbiamo nulla perché non abbiamo foto salvate in questa tabella, non abbiamo percorsi. Quindi cosa facciamo? Andiamo a inserire il nostro pulsante per caricare la foto. Annulliamo la creazione guidata, ce lo andiamo a prendere tranquillamente quello che abbiamo già fatto in precedenza. Eccolo qui, foto, andiamo a finestra delle proprietà, evento, allora andiamo con calma e piano se non mi dite che vado veloce. Allora, questo è quello che abbiamo fatto in precedenza, quindi andiamo a inserire il pulsante, chiameremo allo stesso modo foto, ok, altro, il nome è, cosa abbiamo scritto? Vabbè, lasciamo pure foto. Allora, il nome foto, chiamo BTN per button, andiamo a inserire la manina. Allora, andiamo a copiarci il codice che abbiamo già visto, quindi in evento, andiamo, eccolo qui, lo copiamo così com'è per quanto riguarda la funzione, ripeto. Utilizzandola su più maschere sarebbe il caso di creare un modulo, ma lo vedremo magari in un altro momento come creare moduli che possono essere utilizzati dal database. Quindi andiamo a copiarci questo, andiamo su evento, andiamo a inserire la nostra funzione pubblica. Allora, inseriamo qua. Dopodiché gli diciamo che il campo che si chiama fotoprodotto deve essere uguale alla funzione fotoprodotto, magari con due T, uguale alla funzione seleziona file, aperta e chiusa parentesi. Chiudiamo. Salviamo, visualizziamo la maschera. Adesso questa è una maschera continua, per cui toglieremo un attimo tutto lo spazio che c'è qui. Vediamo se io clicco su foto, perfetto, mi fa vedere tutto il percorso. Ricordatevi, se cliccate su nulla vi esce che c'è l'errore, basta cliccare fine perché in realtà non c'è nessun errore. Andiamo di nuovo su visualizzazione struttura. Ok. Questa deve essere una sottomaschera che noi andremo, salviamo, ad inserire. Andiamo su prodotti singola, quindi noi lo vogliamo vedere qui tutti i prodotti, quindi visualizziamo la struttura. Andiamo a cancellare questo che abbiamo fatto prima, perché se ne avete
più di uno non vorrete quella singola. Cosa andiamo a fare? Andiamo a inserire la sottomaschera, quindi dal controllo pulsanti abbiamo la sottomaschera. Ok. Qual è la sottomaschera? Foto M, eccola qui. Andiamo avanti, quali sono i campi uguali e lì di prodotto è in questo caso, credo di aver sbagliato la maschera. Aspettate, allora andiamo a vedere. Allora, andiamo ad inserire la sottomaschera. Devo aver selezionato quella sbagliata perché allora, infatti, va su clienti. Allora, assicuratevi sempre di avere tutto. Vi lascio come al solito gli errori proprio perché possono capitare tranquillamente, per cui non andate in panico, andiamo avanti. Vedete, infatti, facciamo la definizione personalizzata così potete vedere, vedete, c'è lì di prodotto di qua, c'è di prodotto di là, quindi abbiamo collegato la maschera principale alla sottomaschera. Clicchiamo su fine, adesso questa, eliminiamo l'etichetta e questa la stringiamo un attimino, non ci serve così grossa, vabbè, in realtà sì. Se noi andiamo su finestra delle proprietà, cliccando e selezionando la maschera, vedete, ve lo dice anche qui, collega campi master, cioè della maschera principale lì di prodotto, della maschera secondaria e lì di prodotto. Ok, salviamo. Andiamo a vedere ora cosa succede con la nostra maschera e sottomaschera. Al momento non abbiamo niente, poi vabbè, ovviamente voi toglierete tutti questi orpelli che non ci servono. La carta è la 4, andiamo su foto, abbiamo A4, vedete in automatico vi si dà la possibilità di uploadare, di collegare un'ulteriore foto, quindi A4-2, A4-3, ok, salviamo, no, non salviamo. Andiamo avanti, andiamo al secondo prodotto, vedete non c'è più nulla, quindi cosa andiamo a fare? Questo era A3, quindi A3, ok, gli inseriamo anche il secondo, A3, 2, ok. Andiamo sul terzo, questo è il raccoglitore ad anelli, eccolo qui, 2, anzi mettiamogli anche il primo. E poi il secondo e infine sull'ultimo abbiamo un'unica foto che è questa della scatola. Ok, allora adesso cosa conviene fare? Ovviamente evitiamo di far apparire tutto questo sta scritta che non ci piace, quindi torniamo un attimo nella maschera delle foto e sistemiamola graficamente. Questo facciamo piccolissimo e soprattutto lo facciamo non visibile. Ok, spostiamo questo qui e invece di scrivere foto foto, perché ce lo troveremo, essendo una maschera continua ce lo troveremo sempre, potremmo semplicemente farlo molto piccolo. Sappiamo solo noi che c'è, possiamo farlo magari finestra alle proprietà, lì inseriamo un'immagine di quella già del nostro database, andiamo a vedere, scegliamone una, non so, una qualsiasi alla fine, scegliamo la bacchetta magica, ok, gli togliamo lo sfondo, sì, lo sfondo trasparente, così che veramente non dia fastidio più di tanto, per cui magari lo mettiamo qua in alto. Adesso stringiamo del tutto, salviamo, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Allora, visualizziamo la struttura, questo ci serve molto più piccolo, quindi lo
restringiamo e in realtà questo gli andiamo a togliere anche i bordi, così veramente stile bordo trasparente, così darà veramente poco fastidio. Ecco qua, abbiamo, sì, sistemiamo anche questo, visto che lo stiamo facendo graficamente, andiamo a restringere questo. Un'altra cosa, torniamo qui nella finestra delle proprietà, andiamo a togliergli il doppio colore. A me non piace, se a voi piace ovviamente lo tenete, nessun alternato. Magari facciamola un po' più grande questa foto, ecco qui. Cos'altro andiamo a fare? Andiamo a togliergli tutti gli orpelli, quindi selettori record no, pulsante di spostamento no, linea di divisione no, lasciamo le barre scorrimento in verticale in caso abbiamo tante foto, oppure la potete togliere completamente, no al pulsante di chiusura, no al controllo e no al pulsante di ingrandimento. Ok, adesso dovrebbe essere anche graficamente abbastanza carina. Vediamo un attimino, ecco qui. Se vogliamo incorporarla completamente, possiamo giocare un pochino con la grafica. Adesso facciamo velocemente. Anzi, prendiamoci lo sfondo, il colore di sfondo, lo copiamo, chiudiamo questa, andiamo ad aprirci la sottomaschera. Allora, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a togliere l'alternativa, il colore di sfondo alternativo. Qui gli andiamo a mettere il colore della maschera. Magari questo lo spostiamo di qua e questo dà meno fastidio, forse. Andiamo a togliere tutti i bordi, se ce n'è. Vediamo un attimino, qua è trasparente, sì, il bordo trasparente. La stessa cosa, la maschera, stile bordo, vediamo un pochino. Direi che andrebbe bene così. Visualizziamo la maschera, dovremmo visualizziamo la struttura. Allora, la foto la possiamo fare, allineiamo in alto a sinistra. Così. Sono tutte allineate, vedete? Però, poi dipende dalla grandezza delle foto, magari questo è un quadrato un pochino troppo grande, quindi diminuiamolo un altro po'. Ok, salviamo, andiamo a vedere un attimino. Ecco, così già più integrata. Andiamo semplicemente a restringere questo campo, il campo della sottomaschera, in modo che non abbia tutti quegli spazi bianchi, forse troppo. Ok, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Visualizziamo la maschera, ecco qui. Vedete, magari andiamo a togliere poi anche il bordo di tutta la sottomaschera. Vedete, abbiamo i nostri prodotti, qui due, qui ne avevamo quattro, qui ne abbiamo due, qui ne abbiamo altri due, qui ne abbiamo uno. Bene, anche per questo tutorial è tutto. Come al solito vi ringrazio per il seguito. Mi fa piacere vedere che c'è anche gente più esperta di me che guarda i tutorial. Vi chiedo di continuare assolutamente a commentare, a interagire. Io cerco sempre di rispondere, se non lo faccio è perché o non mi accorgo dei vostri commenti, purtroppo YouTube non sempre segnala. Vi assicuro che per me è un piacere interagire con voi, al di là dell'aiuto che io sia in grado o meno di dare. Come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale piuttosto che di lasciare un like e ci vediamo la prossima volta.